Un regalo la Lega Nord l'ha portato alla gente del nord, ovvero lo stop al cosiddetto problema delle slot machine, una battaglia che anche Maroni sta portando in Regione Lombardia. Che cosa avete ottenuto? Ma sai, il problema della slot machine ha innescato dei meccanismi, soprattutto in Lega, di un certo tipo. Vuol dire capire le problematiche che questa ludopatia comporta a livello sociale, a livello economico, a livello di psicologico. Noi credo l'abbiamo interpretato molto bene, abbiamo innescato quel meccanismo che la Lega ha come suo leitmotiv quando fa politica, e abbiamo cercato veramente di mettere in condizione il governo di ritirare quanto aveva proposto, e abbiamo cercato di capire in che termini poi le slot machine potessero essere diciamo così in linea con quello che la regione ha deciso, così fermate. E fermare dei provvedimenti del governo non è mai cosa facile, e questa volta diciamo abbiamo fatto un ottimo lavoro, come capita spesso, ma a volte si trova terreno fertile per lavorare. Quello che sembra strano è che anche su una problematica così chiara, così limpida, così diciamo così attaccabile, la Lega ha dovuto fare una enorme battaglia, e questo la dice lunga sull'operato del governo. Una serie di marchette ci sono state sia nella legge di stabilità che anche nel Salva Roma. Salva Roma, per fortuna, siete riusciti a bloccarlo. Ma sai, oramai questo Stato ha abituato quelle che erano le finanziarie di una volta, e adesso la legge di stabilità con dagli assalti alla diligenza, chi porta a casa anche soldi che assolutamente non ci sono per le cose più svariate, più stupide, più inutili, e magari poi ci si perde sui 100 milioni di euro per un'opera magari molto importante. Ecco, noi siamo vigili, siamo dei carabinieri a tutti gli effetti, stiamo innescando veramente di quei meccanismi virtuosi per capire la Lega dove può incidere, dove può modificare quell'operato del governo e del Parlamento, che sono estremamente negativi. Salva Roma è stata ancora la tipica iniquità tra nord e sud. Io in un intervento al Senato ho semplicemente definito la cosa come bisogna rovinare, veramente rovinare 8.000 comuni per salvarne uno.